Il comune di Lissone, nel fare una lettura attenta dell'analisi del contesto, ha rilevato nell'arco di questi ultimi anni, una forte domanda di nuovi servizi ai cittadini legata ad una serie di trasformazioni, sociali, economiche, in generale. Nell'occuparci della richiesta di questi nuovi servizi, Lissone si è posto il problema di verificare in quale modo potesse rispondere a questi bisogni, anche alla luce di una continua contrazione delle risorse economiche, oltre che delle risorse umane, per cui è stato quasi obbligatorio avvicinarsi a quelli che erano i fondi di tipo comunitario, ma non solo, anche nazionale e regionale. Naturalmente, nel fare questo siamo partiti con il comune, preciso che non è organizzato con un ufficio competente all'interno della propria struttura, per cui il settore ha operato monitorando innanzitutto quelli che erano i bandi, appunto, che potessero in termini di misure e azioni rispondere a questi bisogni rilevati, e in secondo luogo si è messo in ascolto dei vari soggetti economici, sociali e anche istituzionali con i quali elaborare insieme proposte e progetti. Naturalmente è stato un lavoro molto significativo che ha portato risultati diversi a seconda del campo in cui ci siamo concentrati, ma che possiamo dire sicuramente che in qualche modo ci hanno dato questi fondi recuperati attraverso questi bandi, ci hanno consentito non solo di realizzare iniziative che non sarebbe stato possibile realizzare diversamente, ma anche fatto maturare una serie di ricadute sia all'interno dell'ente che all'esterno, anche in termini di formazione del personale che naturalmente nella parte iniziale non aveva quelle competenze linguistiche e manageriali per poter affrontare una questione come quella appunto della partecipazione ai bandi europei.